addio penitenziario, addio penitenziario, addio, addio penitenziario, addio. Detesto le gite scolastiche. Siamo giunti finalmente alla fine dell'anno e i bambini partono per le vacanze. Ehi! Benvenuti al campo dei bracciarotte per la cerimonia annuale del grande condor mai in piedi. Il nostro dio alato, seguite la guida. Questo è il totem del grande condor mai in piedi, il nostro dio alato. La visita continua. Ed ecco il nido del grande condor mai in piedi, il nostro dio alato. La zuppa del grande condor mai in piedi. Secondo la leggenda, chi mangia questa sacra zuppa ottiene il potere di volare. Fine della visita. Un negozio di souvenir vi attende all'uscita. Non dimenticatevi le mance. Ragazzi, avete sentito? Mangiando quella zuppa riusciremo a volare. Sarebbe l'ideale per evadere. È una leggenda, Joe. Solo gli uccelli possono volare. Perché noi no? Forza, andiamo! Piacenti, non siamo disposti a seguirvi. Giusto, i tuoi piani non volano mai alti. Che cosa vuol dire? È un ammutinamento? No, si chiama emancipazione. Io vado matto per la zuppa, sono con te, Joe! Forza, andiamo, buffoni! Torniamo al penitenziario, torniamo al penitenziario! Ma come, sono già di ritorno? Che peccato, durano sempre troppo poco le vacanze! Vai! Devi sbattere le braccia più velocemente, guarda come faccio io! Ci serve più slancio. Andiamo a provare di fuori. Non siamo riusciti a alzarci nemmeno di un millimetro, Joe! Ho appena avuto un'idea! Guarda, fanno un corso di tuffi in piena notte! Vi insegnerò io! Sono il re del tuffo a bomba! Chi ha tolto l'acqua? I miei piedi sono zampe di gallina! Ma smettila, imbecille, si saranno gonfiati! No, dico sul serio, Joe! I miei piedi sono zampe di gallina, guarda! Si sta trasformando in un uccello! Deve essere stata la zuppa di vero falco! Ho una sensazione molto strana! Non capisco, avevano parlato di un condor, ma non fa niente, l'importante è volare. C'è solo un problema, Joe. Ah sì? E qual è questo problema, signor Sattutto? È molto semplice, le galline non volano. Anche tu diventerai una gallina, visto che hai mangiato la zuppa. Io una gallina? Non ci penso proprio. Dobbiamo fare qualcosa. Joe e Everell hanno un brutto raffreddore. Sì, è vero, abbiamo la pelle d'oca. Andate in infermeria e fatevi curare. No, non occorre. Preferiamo stare all'aria aperta. Non è niente, solo una piccola crisi passeggera. Sono preoccupato. Si faranno scoprire. Quel verme è mio. Non l'ho visto prima io. Ti strappo le piume! Ora basta, fratelli Dalton! Oppure vi metteremo in isolamento! Vedi quello che vedo io, Emmett? Purtroppo lo vediamo anche noi! Stiamo volando, Joe! Che bello! Oggi i bambini giocano a fare il salto in alto! Anch'io me la cavo piuttosto bene! Vi darò filo da torcere! Allora, come andate? Ho vinto io! Prendete il carro, io intanto telegrafo ai miei colleghi! Agli ordini, direttore!
Vediamo, devo capire come funziona. Signorina Betty, ho bisogno del suo aiuto! È semplicissimo, signor direttore! Osservi, questa è la lettera A, questa è la lettera B! Li abbiamo seminati! Miei cari colleghi, virgola, vi invio questa missiva per allertarvi, virgola, riguardo all'evasione di due individui molto pericolosi, punto. Atterriamo, Joe! Non ce la faccio più, mi fanno male le ali! Sì, ora va un po' meglio. Coraggio, polletti miei, è ora di ritornare in cortile. Perché ci siamo fatti beccare di nuovo? L'antidoto farà effetto entro 24 ore. Nel frattempo non è che potreste darci un po' di Gran Turco? Sì, stai tranquillo, o ti strappo tutte le piume!